Parlando di Russia, ne parlavo anche con la dottoressa e ringrazio per questo polo vaccinale incredibile. Spero che non ci siano guerre geopolitiche sulla pelle degli italiani e degli europei. Faccio l'esempio concreto, è dai primi di marzo che l'Agenzia Europea del Farmaco sta esaminando il vaccino russo Sputnik. Siamo ormai a fine aprile, vorrei sapere da cittadino se funziona o non funziona. Perché se non funziona, allora ci sono 60 paesi al mondo che hanno sbagliato, se funziona vorrei poterlo usare anche in Italia. Ma siccome con questo maledetto Covid dobbiamo conviverci per qualche anno, non per qualche settimana, più armi ci sono per combatterlo, meglio è. Poi possono arrivare dalla Russia, dalla Nuova Zelanda, da Marte o dalla Groenlandia, a me basta che funzionino. Buon lavoro. Perché poi da San Marino non possono uscire da San Marino. Così da San Marino non possono uscire da San Marino. È una follia. Se ha funzionato ai confini della Romagna, ecco, non penso che possa far danni a Milano, a Roma o a Bologna. Quindi spero che si diano una mossa, dai, che non ci siano ragionamenti economici o politici dietro il sì o un no a un vaccino.